Cari amici di Mille Una Avventura, torniamo su Space Engine e cerchiamo di esplorare questo interessante simulatore di universo, il nostro universo, con tante zone ben realizzate in modo realistico e altre, sempre dal punto di vista scientifico, realistiche, ma inventate completamente. E se vi piacciono questi video, ovviamente cliccate su mi piace, mi raccomando iscrivetevi se non siete iscritti e cliccate sulla campanellina per non perdere futuri video di questa serie. E che cosa facciamo? Siamo qui in prossimità della nostra stella, la nana gialla chiamata Sole, e andiamo a cercare la Terra. Quindi andiamo direttamente a scrivere Terra qui sul navigatore e andiamo a cercare la Terra per poi lanciarci invece in un'esplorazione molto più ardita. Parlavamo di oggetti inventati e chi avesse visto il film Interstellar, ecco, sa che è stato inventato un intero sistema planetario dove al centro c'è questo enorme buco nero noto come Gargantua. E chi conosce il film ovviamente lo ha visto, e proveremo, visto che è stato riprodotto qui su Space Engine, a viaggiare fino a Gargantua e andare a vedere i pianeti che erano stati scelti per una possibile salvezza dell'umanità, una nuova casa per l'umanità, ecco, i pianeti che erano stati trovati intorno a questo buco nero. Ma prima andiamo a vedere, se riusciamo, qualcosa sulla Terra, perché la Terra ovviamente non è così ben dettagliata come sono altri pianeti inventati, perché ci vogliono troppi dati. Ecco, però ci sono zone ben riprodotte, come per esempio questa, dove vedete c'è il Grand Canyon riprodotto bene. Non è come... non è bello come nel simulatore della Microsoft, nel Flight Simulator della Microsoft, perché lì davvero il dettaglio grafico è incredibile, però vedete che anche qui sono riusciti a riprodurre abbastanza in modo notevole il Grand Canyon, e possiamo a grande velocità sorvolarlo e lo vediamo nei suoi aspetti. Ecco, qui siamo arrivati sul confine, vedete la differenza tra la parte, diciamo così, regolare e la parte dettagliata che un appassionato ha riprodotto all'interno di Space Engine. E possiamo andare anche più lontano e per trovare altre zone interessanti del Grand Canyon, ma andiamo a vedere un po' dall'alto l'effetto che fa. Ecco, vedete che in effetti è abbastanza dettagliato, e qui siamo arrivati in una zona dove addirittura c'è acqua, vedete. Ecco, questa è la nostra bella Terra. Adesso ci allontaneremo e andiamo invece a visitare, rimaniamo ancora nei paraggi della Terra, andiamo a vedere il LEM, uno dei LEM sulla Luna, e poi andremo a vedere Gargantua. Allora, per trovare un oggetto possiamo fare così e andiamo a vedere, ci sono tutti i vari LEM utilizzati, per esempio c'è l'Apollo 14, l'Apollo 17, l'Apollo 11 che andiamo a vedere, l'Apollo 15, l'Apollo 12. Ecco, andiamo sull'Apollo 11. La Luna si avvicina. E tra poco potremo ammirare l'Apollo 11 come appariva agli astronauti. Eccolo qui. L'avrò già fatto sicuramente vedere in qualche altro video.
Ecco, l'Apollo 11, l'Eagle, diciamo il modulo, ovviamente la parte sopra è quella che ha riportato gli astronauti sulla Terra, però la parte sotto, è rimasta sulla Luna assieme a tanti altri oggetti che qui non si vedono, come la bandiera degli Stati Uniti, e quindi l'abbiamo già visto in un altro video, magari lo linko qui nei consigli, e qui si vede una zona della Luna, questo dovrebbe essere il cratere, questo qui in alto, dove ero riuscito ad atterrare in quella simulazione che avevamo fatto per i 50 anni dell'esplorazione, insomma, della Luna. Ecco, vedete questa zona più dettagliata perché appunto sono riprodotta con foto prese all'epoca. Ma andiamo a vedere Gargantua, cioè questo enorme buco nero che attraverso un wormhole, cioè un buco attraverso lo spazio-tempo, nel film Interstellar gli astronauti erano riusciti a esplorare. E andiamo a vedere Gargantua. Ecco, qui c'è il sistema di Gargantua. Andiamo direttamente sul buco nero, che è stato riprodotto, vedete siamo in un'altra galassia, eccolo qui, è stato riprodotto esattamente come era nel film. C'è l'enorme buco nero che è costituito da 100 milioni di masse solari di massa, a 13 miliardi di anni di età, c'è una gravità ovviamente incredibile. E quello che vediamo è la luce che si piega prima di finire nel buco nero e che spiraleggia, la materia che spiraleggia tutto intorno. E andiamola a vedere un po' più da vicino. Ci stiamo avvicinando come ha fatto il protagonista del buco del film Interstellar. Non si nota molte cose interessanti, però si nota la deformazione che l'enorme gravità di questo buco nero imprime sulla luce delle stelle circostanti. Ecco, questo è Gargantua, come dicevamo, miliardi di 100 milioni di masse solari. Però in questo sistema ci sono anche dei pianeti che sono quelli del film e andiamo a vedere quindi gli altri oggetti interessanti. Per esempio c'è il Gargantua Wormhole, andiamo a vederlo, se riusciamo a cliccarci, ecco qua. Ecco, in questa posizione ecco, c'è questo strano oggetto che sembra una sorta di buco nero, ma in realtà, nella finzione del film rappresenta un wormhole, cioè quella zona di spazio che collega, il wormhole comparso nei prossimità di Saturno o di Giove, non mi ricordo bene dove fosse, con questa zona dell'universo dove c'è appunto Gargantua. Eccolo qui vicino, questo è il wormhole che ha consentito agli astronauti nella finzione del film di arrivare fino a qui, in questa porzione di universo, dove c'è questo sistema promettente per ospitare la vita, almeno si sperava che fosse promettente per ospitare l'umanità che ormai sulla Terra era in procinto di estinguersi. E allora andiamo a vedere finalmente, ecco qui, i vari pianeti. Noi siamo sul Gargantua Wormhole, Gargantua Buco Nero l'abbiamo visto, c'è Panurge, che è questa nana rossa attorno a cui orbitano questi pianeti. Ci stiamo avvicinando a questa stella. Ecco,
molto lentamente, ma adesso arriva. Eccola qui questa nana rossa, e intorno ci sono i vari pianeti che sono stati esplorati dai protagonisti del film. Per esempio, c'è il pianeta di Miller. Questo pianeta, come vedete, è molto vicino al buco nero, e quindi scendendo su questo pianeta, i protagonisti del film, per ogni ora che passava per loro su questo pianeta, sulla Terra passavano degli anni. E andiamo a vedere com'è fatto questo pianeta. Chi ha visto il film sa che è composto completamente d'acqua. Vediamo di avvicinarci senza urtare proprio. Ecco, abbiamo urtato l'acqua. Siamo in una posizione dove si vede pochissimo. Ecco, qui si comincia a vedere qualcosa, si vede sull'orizzonte Gargantua e c'è tutta acqua, purtroppo, quindi un pianeta, c'è anche qualche flickering non voluto, probabilmente per le dimensioni del buco nero. Ecco, e qui vedete tutto il pianeta che è composto d'acqua e c'è un'enorme onda che spazza via tutto, alta chilometri, che continua a viaggiare lungo questo pianeta periodicamente e lo spazza completamente. Quindi siamo su un pianeta assolutamente inospitale, e poi qui ogni ora che passa sulla Terra passano degli anni. Quindi questo non era molto azzeccato come pianeta, hanno perso del tempo per visitarlo. Qui c'è Pantagruel, che è una stella di neutroni. Andiamo a vedere com'è fatta una stella di neutroni, che sarà compagna di Gargantua. Non si vede granché di questi neutroni, però è una stella molto particolare. Andiamo a vedere ancora, per finire, il pianeta di Man, il pianeta dove Matt Damon interpretava questo astronauta che era andato a esplorare questo pianeta per verificare la possibilità di abitarlo, una missione suicida praticamente, però alla fine decide di imbrogliare in qualche modo gli altri astronauti, dicendo che è un pianeta assolutamente abitabile, venite qui, e lui è in stasi, in ibernazione, e lo recuperano, però ha fatto tutto solo per farsi recuperare, invece di, come avrebbe dovuto, morire su questo pianeta, perché è assolutamente una perdita di tempo andarlo a visitare. Vediamo come lo hanno riprodotto. Si notano dei rilievi del ghiaccio, come vedete a meno 111, ecco che siamo arrivati a terra, c'è qualche problemino. Ecco, ci sono nuvole ghiacciate su questo pianeta, è un po' come si vedeva nel film, in effetti. La temperatura è meno 111 gradi centigradi, e quindi assolutamente inadatto ad ospitare la vita, e hanno riprodotto anche le nuvole di ghiaccio sopra. Quindi un bel lavoro è stato fatto da chi ha inserito dentro Space Engine Interstellar, con il suo buco nero, con i pianeti visitati dagli astronauti protagonisti del film, ma c'è ancora un'ultima cosa da vedere, e è il tesseratto. Ecco qui le nuvole ghiacciate, vedete come le hanno riprodotte in modo particolare. Le possiamo attraversare, ma rappresentano dei veri e propri blocchi di ghiaccio in realtà. Allora, l'ultima cosa da vedere è il tesseratto. Ecco, chi ha visto il film sa che a un certo punto il protagonista decide di lasciarsi cadere all'interno del buco nero Gargantua, per scoprire qualcosa su come funziona la gravità, per scoprire qualche cosa in più sulla fisica, no, di questi wormhole e di questi buchi neri,
per poter salvare in qualche modo l'umanità. E all'interno di questo enorme buco nero finisce per trovare questo oggetto particolare. Adesso entreremo all'interno, come ha fatto il protagonista del film. Qui ci sono oggetti strani, però a un certo punto si vede una libreria, si vede un letto, ed ecco che siamo all'interno della camera della figlia del protagonista, Matthew McConaughey, non so come si pronunci bene, è il protagonista del film, e tutto parte appunto all'inizio con questi paradossi temporali in cui lui stesso in qualche modo entra in contatto con la figlia e con se stesso sulla Terra, fornendo delle coordinate che poi porteranno a tutto il resto del film. E questa è in pratica la camera della figlia del protagonista con la sua libreria. Si possono vedere anche un po' di libri, probabilmente li hanno riprodotti utilizzando delle scene del film, credo, non mi ricordo esattamente. Ecco, qui c'è il LEM che abbiamo visto, no? L'Apollo 11, l'Aquila, il modellino a terra, e poi ci sono altri film, altri libri a terra. Ci sono le texture al contrario, mi sembra. Poi c'è il letto, c'è il cubo di Rubik qui sopra, c'è un libro di matematica, c'è la finestra e ci sono, c'è anche l'orsacchiotto, c'è tutto quello che trovereste nella stanza della figlia di Matthew McConaughey nel film. E qui c'è anche un modellino dello shuttle montato sopra il Boeing che lo portava a spasso. E questo è il tesseratto, cioè l'ipercubo che si trova all'interno di Gargantua. E c'è la stessa stanza ripetuta innumerevoli volte. E se non avete mai visto Interstellar, andatelo a vedere, perché in effetti, a parte queste cose strane che si vengono a scoprire, ecco, vi fa capire un po' la teoria della relatività, che cosa prevede per questi oggetti così strabilianti che sono i buchi neri. Non riesco più a trovare la stanza, eccola qui, l'ho ritrovata. Diamo qualcos'altro su questo scaffale, ci salutiamo. Ecco, ci sono altri modellini, altre cose interessanti, e lo stesso libro di matematica che abbiamo visto prima, con di nuovo il modellino dell'EM, che troviamo anche qui per terra. Bene, non mi resta che ringraziarvi per l'attenzione. Useremo ancora Space Engine per esplorare qualche altra situazione, e ci sono tanti altri oggetti interessanti che potremo vedere, sia reali che immaginari. A me non resta appunto che ringraziarvi per l'attenzione, ci si rivede in uno dei prossimi video. Ciao a tutti!